È terminata intorno alle 13 la superperizia sul viadotto, l'E45, viadotto Puleto, sequestrato dallo scorso 16 gennaio per rischio crollo. Perizia che era stata rinviata lo scorso 4 aprile per maltempo. Oggi insomma qualche problema c'è stato, ma appunto la perizia è comunque arrivata a termine. Sentiamo allora che cosa ci ha risposto il professor Claudio Modena, incaricato dalla GIP Pier Giorgio Ponticelli di effettuare appunto questa perizia. Ci dice qualcosa, professore? No, non siamo in grado, è proprio una presa visione. L'accertamento si è concentrato sui 15 baggioli, che altro non sono che le mensole, sostanzialmente, che reggono il ponte. Così molto generale, insomma, adesso ci penseremo, vedremo come procedere. Ma i baggioli verranno controllati anche dall'altra parte o solo da questa? Beh no, ma con il Bay Bridge siamo entrati dappertutto, sì sì, di tutto, la tenuta, tutta la larghezza del ponte. La perizia, o meglio l'incidente probatorio, che quindi avrà valore di prova, ha l'obiettivo di capire se ci sia stato, come sostiene la procura di Arezzo, una omessa manutenzione da parte di ANAS. Sono 5 infatti gli indagati. Si dovrà dunque far luce sul rischio crollo, chiarendo se, come sostenuto dalla procura, sia concreto oppure se, come sostenuto da ANAS, non sia reale. E adesso vediamo, adesso dobbiamo ragionare, stiamo raccogliendo anche la documentazione per poter, prima di trarre qualsiasi, e anche prima di decidere come procedere. Il professor Modena ha 60 giorni per depositare le sue conclusioni dal giorno dell'incarico, che era il 27 di marzo. Da lì si potrà capire se i lavori possono continuare e soprattutto se ci sono spiragli per riaprire il ponte al traffico pesante.